non so se si fa ancora, però volevo presentarti, se mi concedi questo. Allora, Ferdinando Imposimato è una persona per me eccezionale, prima di tutto per la sua storia. Lui è stato un politico, è stato un avvocato, è stato un magistrato e anche presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione. Nella sua vita lui, non so se lo sapete tutti, ha affrontato dei temi da giudice e da magistrato estremamente delicati. Ha messo le mani e indagato sulle pagine più oscure della nostra storia repubblicana. Sto parlando delle stragi, sto parlando della banda della Magliana, sto parlando del rapimento di Aldo Moro, sto parlando dell'attentato a Giovanni Paolo II, sto parlando dei momenti salienti della nostra storia. Ha combattuto contro, è indagato contro Camorra, contro le mafie del nostro paese, e per questo ha perso un fratello, ucciso nell'83, se non sbaglio, dalla Camorra, come ritorsione di questa tradizione. Io credo che il coraggio che lui ha messo nella sua vita, nel suo lavoro, sia il coraggio che vorrei che i nostri giovani facessero proprio anche magari il 4 dicembre per superare questo momento difficile. Io ho avuto l'onore di scrivere il suo nome in Parlamento in occasione della nomina del Presidente della Repubblica. Ho scritto Ferdinando Imposimato. E adesso ho l'onore di presentarvelo. Ferdinando Imposimato. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti così numerosi, e cosa che mi mette anche in una certa ansia e una certa preoccupazione, perché temo di non essere all'altezza delle aspettative. Però le cose che sono state dette prima dai relatori che mi hanno preceduto mi agevolano nella esposizione breve dei fatti che riguardano questa riforma ripugnante, pericolosissima, una riforma che è molto peggio di quanto non si possa immaginare, di quanto non abbiano detto appunto i relatori che mi hanno preceduto, perché nasconde dietro di sé qualcosa di non facilmente spiegabile. Anzitutto, noi non sappiamo chi ha fatto questa riforma, nel senso che non conosciamo l'autore materiale del testo della riforma. Abbiamo chiesto più volte al Presidente del Consiglio e alla Ministra Boschi di farci conoscere chi ha redatto materialmente questo testo e non abbiamo avuto nessuna risposta. E alla fine mi pare che il Presidente del Consiglio ha parlato della mano di Giorgio Napolitano, il quale certamente non è l'autore di questa riforma, lo conosco molto bene, non era in grado di fare una riforma così diabolica, che io la definisco proprio diabolica. Ma vorrei dire che questa riforma è stata fatta per volontà del governo, mentre non poteva essere fatto dal governo, e lo dicono i lavori preparatori della Costituzione, lo dicono tre personaggi importanti che sono Piero Calamandrei, Alcide De Gasperi e Umberto Terracini. Dice Calamandrei, a proposito della Costituzione Repubblicana del 1947, nella preparazione della Costituzione il governo non ha alcuna ingerenza. Il governo può esercitare per delega il potere legislativo ordinario, ma nel campo del potere costituente, qual è quello di cui ci occupiamo, non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria. Quando l'Assemblea, attenzione, discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti. Estraneo del pari deve rimanere il governo alla formazione del progetto. Se si affida al governo a una commissione di tecnici non facenti parte dell'assemblea della preparazione del piano, la sovranità popolare viene menomata.
E questa affermazione è molto importante, perché in questo caso noi abbiamo avuto il contrario, l'esatto contrario, cioè il governo ha preparato la riforma, il governo l'ha imposta con prepotenza alla Camera e al Senato, il governo non ha consentito alle opposizioni di inserire nessun emendamento. Tra l'altro c'era stato un emendamento che era diretto a ridurre il numero dei deputati, così come era stato ridotto il numero dei senatori, ma questo emendamento non è stato proprio discusso, perché di fatto è stata posta la fiducia su questa legge di riforma costituzionale in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione, che dice che per quanto riguarda le leggi di revisione costituzionale e le leggi elettorali non si possono usare procedimenti diversi dal procedimento normale. La stessa cosa è stata fatta per l'Italicum, che rappresenta uno degli strumenti con cui viene fatta violenza alla nostra democrazia. Perché? Perché vengono ripetuti gli stessi vizi, le stesse anomalie, gli stessi difetti del Porcello, cioè le pluricandidature, le liste bloccate e un enorme premio di maggioranza, esattamente quelle anomalie che portarono all'annullamento della legge Porcellum. E la Corte Costituzionale ebbe a dire che una volta annullato il Porcellum, la Camera poteva fare solo una legge elettorale costituzionalmente necessaria e gestire l'ordinaria amministrazione, perché infatti la Corte Costituzionale ricorda l'articolo 61 della Costituzione, cioè non poteva fare una riforma di tale straordinaria portata quale quella che risulta dai relatori che mi hanno preceduto, una riforma sconvolgente che attribuisce enormi poteri al Presidente del Consiglio. In che modo? Prima di tutto attraverso la legge elettorale, che consente di mettere il nome del Premier su 11 candidature, perché ci possono essere 11 candidature contemporaneamente. In secondo luogo, perché gli organi di garanzia, che sono appunto il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Costituzionale e lo stesso Presidente della Repubblica, vengono depotenziati. E perché? Perché i membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura sono eletti dalla Camera dei Deputati e dal Senato in seduta congiunta, ma con il predominio da parte del Presidente del Consiglio, che, non dimentichiamolo, è anche segretario del partito, cosa che non si è verificata neppure nei regimi stalinisti, con la unione della figura del Presidente del Consiglio, del capo del governo e del segretario del partito. Quindi, che cosa è stata? È un'operazione veramente straordinaria, perché a parte che è stato tolto ai cittadini il diritto di voto, che cosa che va in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, che prevede che la sovranità appartiene al popolo, e la sovranità si esercita con il diritto di voto, che è il principale diritto politico del cittadino. A parte questo, appunto, il Presidente del Consiglio ha la possibilità di influire direttamente sulla scelta dei membri laici, e che a lui abbia questa intenzione si capisce pure dalle leggi che ha fatto fino a questo momento, perché ultimamente non so se qualcuno di voi ricorda che egli ha fatto una legge che tende a prorogare i vertici della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Attenzione, il Consiglio di Stato già ha un Presidente che è stato scelto illegittimamente dal Presidente del Consiglio, il quale ha chiesto, anziché come di solito, di avere i primi tre
in graduatoria ha chiesto i primi 5. Perché? Lo chiedo a voi. Perché ha chiesto? Perché lui il quinto era in graduatoria, era di suo gradimento. E attenzione, il Consiglio di Stato si occupa del trasferimento dei magistrati ordinari, della nomina dei presidenti del Tribunale, della nomina dei procuratori della Repubblica. Quindi il Consiglio di Stato ha un potere enorme. E che cosa ha fatto il Presidente del Consiglio di Stato appena è arrivato là? Ha tolto dalla sezione che si occupava dei trasferimenti, dei ricorsi dei magistrati, da quella sezione e ha messo un altro magistrato. E c'era anche in corso il ricorso da parte di Nino Di Matteo, che aveva chiesto e non ottenuto di essere nominato procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dove si trattano i processi di strage. Quindi, come voi vedete, questa legge incostituzionale che ha fatto il Presidente, che ha fatto il Presidente del Consiglio con violenza, va in contrasto con quell'altra legge che lui aveva fatto, che era quella di ridurre l'età pensionabile dei magistrati. Quindi fa le leggi ad persona, peggio di Berlusconi, il quale ha fatto una riforma che è meno peggio di questa, perché aveva ridotto il numero dei senatori e il numero dei deputati nella stessa misura, non solo, ma aveva lasciato ai cittadini la possibilità di eleggere i senatori della Repubblica, cosa che invece non accade in questo caso, e cosa che fa ricordare ancora una volta Calamandrei, il quale ha detto che l'avvento del fascismo si tradusse anche nella scelta dei senatori da parte del governo. Una cosa impressionante, analogie che veramente spaventano. Ma non è solo questo che io devo mettere in evidenza, evitando di ripetere tutta la litania degli articoli sterminati che sono stati scritti e mal scritti anche in pessimo italiano da parte di questi riformatori. La questione da mettere in evidenza è che il Presidente del Consiglio ha cercato di giustificare questa riforma dicendo che serviva per la governabilità e che serviva per farci risparmiare. Ora, la governabilità significa che questo governo aveva tentato in tutti i modi di fare delle leggi a favore dei cittadini, a favore degli operai, a favore dei professori, a favore dei meno abbienti, e che l'opposizione aveva ostacolato la sua opera riformatrice. E non è vero, è vero esattamente il contrario, perché questo governo ha fatto leggi infami, ha fatto la legge Jobs Act contro i lavoratori per consentire il licenziamento del lavoratore che non può essere denunciato nemmeno dal magistrato ordinario, perché il lavoratore che vince la causa non può essere riammesso se il datore di lavoro non lo riammette, non solo. Ma hanno fatto anche la legge sulla buona scuola, altro orrore, altra schifezza di legge, perché si tratta di una legge che umilia i professori, dando al dirigente scolastico il potere di scegliere direttamente quale professore deve essere portato in un certo ufficio, e senza che il professore abbia fatto nulla di male. Quindi un potere enorme che viene dato al docente, al dirigente scolastico. Non solo, ma quello che è grave è che gli stipendi dei docenti sono stati mantenuti a un livello umiliante. Cioè, ogni anno un docente che insegna da 30 anni prende 29.000 euro all'anno, mentre al Senato e alla Camera la cassa, come ha accertato Fraccaro e come risulta dalla legge di bilancio, sono aumentati a dismisura gli stipendi del commesso, che guadagna 6-7 mila euro al mese, degli impiegati del gruppo C che guadagnano 160 mila
euro all'anno e dei funzionari, al punto che uno dei funzionari del Senato, talmente disgustato dell'aumento sproporzionato prevista per lui e per tanti altri suoi colleghi, ha fatto una protesta e ha scritto un articolo che fa parte di un libro che riguarda l'autodichia. Questo per rispondere alla pretesa volontà da parte del riformatore di ridurre i costi della politica, cioè ridurre il Senato da 315 a 100 con un risparmio di 58 milioni è nulla rispetto agli sperperi che sono consentiti dalla autodichia, che sarebbe la possibilità per Camera e Senato di aumentare gli stipendi non solo di senatori e deputati a dismisura, ma anche dei funzionari della Camera e del Senato, e anche di affittare gli edifici, cosa che accade da anni, per miliardi, di fare appalti per miliardi senza che noi abbiamo la possibilità di verificare. Si vogli che fanno lì, caro Fraccaro, non c'è possibilità di controllare questi cose. E neanche io ho trovato la protesta di chi? Del beneficiario di questi affitti d'oro, Scarpellini, il quale ha detto: ma voi che mi pagate 300 milioni all'anno per questi edifici, complessivamente sono 900 milioni rispetto ai 58 milioni, 58. Questo ha detto, io ce l'ho qui, se lo volete ve lo lascio, ha detto: con i soldi che mi danno per gli affitti, voi potreste acquistare 4-5 appartamenti, edifici, senza pagare questa somma enorme a me, che però lui non ha detto, Scarpellini, ve lo dico io. Una parte della somma che lui riceve come affitti d'oro la restituisce come corruzione ai partiti che si sono prestati a questa operazione, alla quale io devo dire non si è prestato il Movimento 5 Stelle. Perché l'emendamento cos'è? Che ha portato a questa operazione è stato approvato da tutti i partiti, eccezione del Movimento 5 Stelle, questo risulta pacificamente. E questo è un fatto importante, perché? Perché vanifica la tesi secondo la quale la riforma porta al risparmio di non so quali somme per la riduzione del numero dei senatori, quando poi lo stesso Presidente del Consiglio non ha accolto l'emendamento che prevedeva una pari riduzione, una corrispondente riduzione del numero dei deputati. Ma ciò che mi inquieta di più di questa riforma è sapere chi l'ha fatto. Non ci sono riuscito, ho fatto indagini, ed è una mania che io ho da sempre, di sapere chi ha fatto questa riforma. E c'è una relazione qua, misteriosa, senza firma. Però poi alla fine credo di aver capito. Questa riforma è stata fatta da alcuni poteri esterni al Parlamento, J.P. Morgan, che è colui che ha avuto la possibilità di affermare nel 2013 che occorre modificare le costituzioni dei paesi del sud Europa perché sono troppo socialiste e perché queste costituzioni impediscono la governabilità. In realtà non impediscono la governabilità, non impediscono la gestione di questi parlamenti da parte dei poteri esterni, da parte degli Stati Uniti, da parte di questo governo mondiale invisibile che esiste e che da anni controlla la nostra Repubblica. Io ho scritto nel libro La Repubblica delle Stragi Impunite e sono andato a fare una conferenza, scusatemi, non è elegante, ma lo devo dire, 15 giorni fa, all'Università Union di New York, per parlare della strategia di attenzione mondiale. E nella nostra Repubblica ancora si muovono personaggi pericolosi, come un certo Michael Lynn, neoconservatore americano, già
consulente di George Bush, colui il quale ha costruito il falso dossier che ha portato alla guerra all'Iraq, che ha portato i disastri economici e anche umanitari, perché 1 milione di morti, cose che non dico io, cose che hanno ammesso Bush e Blair. Bush nel 2008 ha detto: ci siamo sbagliati perché siamo stati ingannati dai servizi segreti. E Blair nel 2015 ha detto la stessa cosa, affermando che lo Stato Islamico è nato per la guerra ingiusta che è stata fatta contro l'Iraq. Adesso tendono a fare la guerra all'Iran. E voi sapete che questo Michael Levin, che io conosco dal 1978, perché è stato consulente di Kissinger durante il sequestro Moro, e ha chiesto pure una parcella di 300, perché lui è il sostenitore insieme a Kissinger della morte di Moro, e era sostenitore della necessità di evitare un governo delle larghe intese che dava fastidio a questo governo mondiale invisibile, di cui io sono venuto a conoscenza grazie a un documento che ho trovato allegato alle requisitorie di Alessandrini del 1969, in cui si parla concretamente di questo governo. Chi lo gestisce? Il gruppo Bilderberg, la CIA e purtroppo anche il Vaticano. È una cosa che mi ha molto colpito, e ci sono 10 pagine che parlano. Questo documento era conservato da un capo di Ordine Nuovo in una cassetta di sicurezza e venne trovata dal giudice Giancarlo Stiz. Ma all'epoca nessuno poteva credere alla verità delle cose che stavano scritte lì dentro. E pensavo: e chi è che sa che in questa riforma c'è anche la modifica dell'articolo 78 della Costituzione? E che dice? Parla della dichiarazione di guerra. E come è stato riformato questo articolo? Nel senso di prevedere la possibilità che la dichiarazione di guerra, anziché essere fatta da Senato e Camera congiuntamente, può essere fatta solo dalla Camera. E ma voi andate a preoccupare uno della dichiarazione di guerra, di cui nessuno parla. Ma questa è una firma rispetto a questa riforma, che certamente non è opera dei parlamentari e degli esperti italiani, perché hanno negato tutti di aver partecipato a questa riforma. Ed è questo un fatto molto preoccupante, perché questa riforma è stata fatta in modo tale che il Presidente del Consiglio possa ricevere enormi poteri e che possa essere governato dall'esterno. Pensate che, a proposito della estraneità del governo alla riforma e alla nascita della Costituzione, ci sono due episodi che sono molto belli. Uno riguarda Alcide De Gasperi, il quale, quando ha dovuto parlare di un solo articolo della Costituzione, perché non c'è tra i riformatori il nome di Alcide De Gasperi, ha lasciato il banco del governo e salito sul banco dei parlamentari e ha parlato dell'articolo 7 della Costituzione sui rapporti da Stato e Chiesa. Ha detto: io non parlo come capo del governo, era capo del governo, parlo come parlamentare. E un altro dei grandi autori della Costituzione, che è Umberto De Racini, presidente dell'Assemblea Costituente, disse che il governo deve stare sotto il controllo del Parlamento, è cosa che si è capovolto. Per non dire che, come voi vedete, come voi ogni giorno potete constatare, il Presidente del Consiglio ha monopolizzato gli organi di informazione e in particolare le televisioni pubbliche. E una sola volta sono riuscito a inserirmi in un di questo dibattito, ed è stato però davanti alla Sette, non davanti. Lì mi hanno fatto dire per un minuto una cosa: che cosa? Che i quesiti di preferenza sono truffaldini. Allora si è ribellato il direttore dell'Unità, ha detto: ma come? Il Parlamento truffaldino? Sì, è un Parlamento illegittimo. E te lo spiego, se mi dà, non mi hanno dato tempo di spiegare, hanno chiuso la trasmissione, però lo faccio adesso. Faccio adesso, mi vorrei. Vediamo questa questione dei quesiti, che è importante, perché questa questione dei quesiti porta inevitabilmente
le persone in buona fede a credere che si tratta di una riforma conveniente, cosa che non è. Perché la prima, il primo quesito è questo: disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario. Che significa? Una cosa misteriosa. Significa che, leggendo io, senza leggermi tutti, perché nessuno sa leggere gli articoli, significa che sono rimasti Camera e Senato così com'erano e che ci sono delle disposizioni che prevedono un diverso funzionamento, cioè una distribuzione diversa delle materie, cosa che non è vero. Non si dice che i cittadini non avranno il diritto di votare i senatori, che è una cosa fondamentale, ma i senatori vengono scelti dal Presidente del Consiglio, che è anche segretario del partito. Secondo, riduzione del numero dei parlamentari, e non è vero, i parlamentari sono deputati e senatori. Voi dovete scrivere riduzione del numero dei senatori, mentre sono rimasti immutati i deputati, cosa che per cui appunto il Presidente della Corte Costituzionale Unita ha fatto ricorso al TAR, secondo me con poche speranze. Terzo, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, cosa che è falsa, perché loro, introducendo nella riforma costituzionale l'articolo 40, che nessuno legge, con una piccola clausola che è stata opera di questo ingegno dell'imbroglio che si chiama Sposetti, hanno la possibilità, come hanno fatto fino a questo momento, di aumentare gli stipendi di deputati, non solo di deputati, ma di funzionari della Camera del Senato, senza alcun controllo. Quindi questa storia della riduzione dei costi è vera esattamente il contrario, perché noi avremo un Senato che costerà di più rispetto a quello che costava un tempo, con l'aggravante che i senatori godranno dell'immunità. Lui, secondo me, ha lasciato questi centri perché ha fatto il padre del Bispari e ha ritenuto che molti di questi signori dovessero essere salvati attraverso l'immunità che, secondo l'articolo 68 della Costituzione, doveva essere garantito solo per gli atti e per i comportamenti fatti nell'esercizio delle funzioni. Cioè, una persona insulta un altro parlamentare, dice una parola offensiva, oltraggiosa, e non viene perseguito. Questo è giusto. Ma che tu possa prevedere l'immunità anche per la corruzione, per altri delitti che sono gravissimi, come può accadere e accadrà, noi significa che ci troveremo di fronte a una marea di delinquenti che vanno nel Senato, che già sono presenti nel Senato, perché attenzione, quando si fanno le elezioni i senatori non devono essere eletti, quindi già stanno là. Questo non hanno, questo nessuno l'ha considerato. Il Senato già è formato, non è formato, e i senatori verranno scelti dal Presidente del Consiglio. Ed allora, cari amici, questa riforma è molto pericolosa, molto pericolosa, ed è, secondo me, la fine della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza dei diritti sociali. Invece di fare gli articoli di attuazione dell'articolo 3, invece di fare le leggi, l'attuazione dell'articolo 3 che dice: compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato, hanno fatto delle leggi che tendevano ad arricchire di più i ricchi e a far diventare più poveri quelli che erano i ceti medi e bassi della nostra società. Credo che tutte le leggi che sono state fatte vanno in questa direzione. Quindi noi dovremmo dare a questo signore, a questo governo, che attenzione, ha dei problemi con la giustizia. Perché? Ma non lo possiamo dimenticare. Io ormai lo vado dicendo dappertutto.
là c'è stata la ministra Boschi e c'è il papà che è indagato per bancarotta fraudolenta. Hanno fatto la legge salva banche, anziché fare la legge salva risparmiatori, come è prevista dall'articolo 47 della Costituzione, che dice la Repubblica tutela i risparmi. Invece che le banche che hanno fatto? Si sono impossessate dei soldi di questi poveri disgraziati e loro hanno praticamente fatto leggi soltanto a favore dei banchieri, come la legge IMU Banditale, 7 miliardi e mezzo. Quindi è uno, questo è uno che... Poi abbiamo Verdini condannato in primo grado per corruzione, e questo è l'altro riformatore. Poi abbiamo il cognato del Presidente del Consiglio, pure lui, indagato per riciclaggio, mi sono informato, indagato. Sappiamo bene che fino a quando non è condannato non si può ritenere colpe, però questo è un dato di fatto. Dico, vuoi vedere che questi hanno come problema quello di salvare i propri congiunti? Ma io credo che questa è una preoccupazione che non ci dobbiamo prendere. Perché? Perché dice Aristotele, il più grande filosofo della politica, dice per fare un buon politico occorrono tre requisiti. Prima di tutto enorme capacità nei poteri, nei doveri della carica. Capacità che questi non hanno, perché non hanno fatto. Hanno sentito che uno fa la riforma e non dice che sono stato io. Quindi hanno fatto la riforma e erano orgogliosi di dire. Secondo, conoscenza della Costituzione democratica, perché 450 anni prima di Cristo Aristotele e Erodoto ed altri avevano già conosciuto la Costituzione democratica. E poi giustizia per tutti, ce l'hanno queste giustizie per tutti? No. E allora, cari amici, lasciamo stare tutti gli articoli che lei, pensiamo che oltre alle cose che bene ha spiegato professore De Gasperi, c'è una clausola di supremazia, a parte che quella di Sara, che prevede che il Presidente del Consiglio in qualsiasi momento può allocare i poteri legislativi della regione in caso che lo richieda la esigenza di unità economica e giuridica. E chi è che lo stabilisce? Lui. E nessuno vuol dire niente. Voi vi rendete conto, questa clausola, attenzione, era già stata inserita nell'altra riforma e ne parlarono malissimo Elia, lo stesso Andreotti, Vassalli, hanno detto questo porta a uno sfacelo, cioè alla eliminazione del potere di legiferare da parte delle regioni e, del potere di, e quindi la possibilità del potere di intervenire da parte del Presidente del Consiglio in qualsiasi materia, esautorando, vanificando, umiliando le regioni, cosa che non è possibile consentire a chi vuole fare il ponte sullo stretto di Messina, vuole fare le grandi opere che vanno contro il principio dell'autorità sociale, articolo 41 della Costituzione. L'iniziativa privata è libera, ma non può essere svolta in contrasto con l'autorità sociale. E allora io vorrei concludere con queste parole di Palmieri. La Costituzione non è il marido elenco di articoli senza nome, è il testamento spirituale di 100.000 morti. Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono giovani, giovani come voi caduti, caduti combattendo, giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia e libertà venissero scritte su questa carta. E se qualcuno vi chiede dove è nata la Costituzione, andate sulle montagne dove sono stati assassinati i partigiani, andate nelle campagne dove sono stati impiccati, andate nelle carceri dove sono stati torturati. Là dove è morto un italiano per riscattare la dignità del popolo italiano, andate lì col pensiero giovani, perché lì è nata la nostra Costituzione. Grazie.
andate via necessariamente subito così, perché se volete potete fare delle domande adesso, visto che abbiamo rispettato anche i tempi. Quindi se volete approfittarne per chiedere qualcosa, tu vuoi fare una domanda? Sì. Buonasera. Riguardo l'ultima cosa che ha detto, una delle ultime cose che ha detto, a proposito, si sente, a proposito del riformato articolo 117 sull'autonomia delle regioni, appunto, e sulla, e, a proposito di quella clausola di supremazia di cui parlavo. Quale articolo? 117. Mi pare il 117. 68. Ah, 117, quello dice della la riforma delle regioni. La riforma delle regioni, sì. Il titolo quinto. Il riforma del titolo quinto è quello che introduce la clausola di supremazia di cui lei parlava. Ecco, io volevo chiederle, questa clausola di supremazia, tra le altre cose, non creerà un maggior numero di contenziosi fra Stato e Regioni, di cui dovrà poi occuparsi la Corte Costituzionale, e anche in termini economici, questo non e anche di tempo, non porterà questo a un imbarbarimento del sistema? Perché io ho parlato col ministro Martina qualche tempo fa, quando era venuto a Cremona, dove sono io, e mi ha detto che questo non è vero, perché già oggi succedono queste cose, e anzi la riforma costituzionale proposta da Renzi le risolverà. E poi volevo chiedere a lei, che è un esperto, se questo è vero. Guarda, la questione è molto, molto grave, perché a parte le cose che ha detto il professor De Gasperi, c'è il fatto che c'è una asimmetria tra le regioni, nel senso che, indipendentemente dalle regioni a statuto speciale, io ho fatto fare uno studio al Senato della Repubblica, qui avremo 9 regioni che avranno 69 deputati, cioè senatori, e 12 fra regioni e province che avranno soltanto 26 senatori. Questo comporterà, perché l'articolo 57 prevede che il numero dei senatori è proporzionato alla popolazione, cosa che è un assurdo, perché negli Stati Uniti ogni Stato ha due senatori, indipendentemente dalla grandezza. Allora questo comporterà una marea di ricorsi, perché prima di tutto ci saranno alcune grandi regioni come la Lombardia, 10 milioni, che addirittura ha un numero di cittadini che supera quella di 9 altre regioni messe insieme, come Trentino Alto Adige, come la Calabria, come il Molise, come le Marche, come l'Abruzzo, come le Puglie, insomma è un macello, per cui è inevitabile che ci sarà l'egemonia da parte di alcune grandi regioni, con il rischio di violare l'articolo 5 della Costituzione, che dice che l'Italia è una e indivisibile, quindi ci saranno continui conflitti davanti alla Corte Costituzionale da parte delle regioni, che saranno ovviamente mortificate, che saranno emarginate, perché qua si tratta di decidere sulla distribuzione delle risorse dei fondi europei. Quindi questa riforma comporterà un aumento della conflittualità enorme, perché lasciamo stare che lui può avvocare qualunque cosa, però le regioni possono rivolgersi alla Corte Costituzionale per eccepire l'illegittimità costituzionale anche di questa legge, perché questa legge è incostituzionale, perché tocca l'articolo 1, che non si può modificare, quando dà dei poteri di nomina al vertice dello Stato e non ai cittadini. Questo è sicuro. Quindi la tua domanda e la tua preoccupazione è giusta. Quelli che dicono che le controversie, i conflitti tra poteri non ci saranno, mentono, o per ignoranza oppure perché sanno come stanno le cose ma vogliono ingannare i cittadini. Questa legge è fatta sull'inganno, sul far credere attraverso slogan a cose che non sono vere. Ora, io diceva Aristotele, quelli che si danno pensiero della Costituzione devono provare
procurare motivi di allarme. Io lo dico questo, perché qua, se dovesse passare questa riforma, è la fine della democrazia, la fine dell'uguaglianza dei diritti sociali. Questi, ricordiamo la questione di J.P. Morgan. Morgan ha detto questo e loro hanno fatto in questo modo. Ma io qui davanti a me un articolo di un solo giornale che dice che nel marzo 2015 sono venuti a Roma i componenti della Trilateral. Ora, molti non lo sanno, forse nemmeno lei lo sa, e invece qui c'è stato il documento. Chi c'era? Ebbene, c'erano questi poteri Trilateral, tra cui Kissinger, c'erano anche Jean-Claude Trichet, Mario Monti, Herman von Rompuy e diversi altri, Joram Gutgeld, che è stato nominato dal Presidente del Consiglio, che fa parte dei neoconservatori americani, neoconservatori che vogliono la guerra preventiva, perché questi sono pericolosi. La questione della guerra mi preoccupa enormemente. Noi abbiamo una serie di basi e di bombe in Italia, voi non avete idea. Allora noi dobbiamo pensare che noi siamo una specie di portaerei che subirà la prima risposta. Ora, Michael Levin, scusi che approfitto di questa cosa, per dire che questo qui è un sostenitore di Donald Trump, quindi già abbiamo detto tutto, e che insieme al consigliere giuridico di Donald Trump, che si chiama Michael Flynn, ha scritto un libro che io ho comprato negli Stati Uniti. Su che cosa? Sulla necessità di fare la guerra all'Iran, perché secondo loro è la causa di tutti i mali del nostro paese e dell'Europa. Ma vogliono questi signori annullare il trattato nucleare che è stato stipulato a Vienna nel settembre del 2015, che prevede l'accordo tra Stati Uniti, Iran, Cina, Russia, Unione Europea e Germania. Beh, questo trattato, secondo me, è un trattato necessario, perché consente dei controlli. Questi lo vogliono annullare, che vogliono fare la guerra all'Iraq, così come questo signore ma ha fatto fare la guerra all'Iraq, che ci ha portato alla rovina, perché noi siamo in questa situazione di crisi economica e sociale e finanziaria a causa della guerra all'Iraq e le spese militari che abbiamo dovuto sostenere. Quindi lei mi ha dato la possibilità di parlare di questa cosa per completare il quadro, che è un quadro allarmante, proprio tenendo conto del fatto che sono venuti presso l'hotel, grande hotel di Montemario, questi signori della Trilateral, di cui fa parte anche Giorgio Napolitano. Questa Trilateral è guidata da due persone, che sono Rockefeller e Kissinger. Napolitano ha preso il premio Kissinger. Ma tu come hai fatto a pigliare sto premio Kissinger? Vuol dire che tu hai partecipato all'elaborazione di questo. E qua io sono abituato all'uso della deduzione logica aristotelica, non mi sono mai sbagliato. Questi signori hanno fatto loro questa riforma costituzionale, perché non si è mai visto che chi fa la riforma si vergogna di dire che sono stato io. Non significa che questi esterni al Parlamento hanno violato questo principio di Calamandrei, che quando ci sono degli esperti, che fanno le riforme che sono esterni al Parlamento, vuol dire che è menomata la sovranità popolare. Comunque la ringrazio. Anche se forse che non hanno visto, ma è finora l'ho detto. Guerrero non l'ho presa ancora, perché forse non so passare i 3 mesi, ma comunque sono pronto a provare la verità delle cose che dico, perché non si può parlare a vanvera. Queste sono cose che sui giornali non sono dette. Prego. Sì,
ne approfitto per dire. Però dovrebbe avvicinarsi qua. Sì, adesso gli do il... sulla guerra. Sulla guerra, perché sono perfettamente d'accordo che è un rischio enorme la modifica costituzionale con la dichiarazione dello stato di guerra. Volevo specificarla. Alla Camera, con la riforma costituzionale e la legge elettorale, un partito che magari rappresenta solo il 20% ha la maggioranza assoluta, un solo partito. L'articolo 78 della Costituzione prevede che, e non è stato modificato, cioè è stato modificato ma è così adesso, che solo la Camera dei Deputati voterà a maggioranza la dichiarazione dello stato di guerra, quindi un solo partito può dichiarare lo stato di guerra, ma qui è il passaggio. L'articolo 60 della Costituzione dice che la Camera, per l'elezione della Camera, si vota ogni 5 anni. In un solo caso si può derogare e non andare al voto e quindi non votare. In caso di dichiarazione dello stato di guerra, questo è il concetto. Quindi chi ha la maggioranza assoluta alla Camera può decidere se andare a votare o no. Bravo. Questo è il problema della democrazia che abbiamo sollevato. Bravo. No, io volevo solo ringraziarla. Io sono un trentino trapiantato a Reggio Calabria e ho avuto il piacere questa sera di sentirlo direttamente, prima ne avevo sentito solo parlare. Sono orgoglioso di essere italiano, oltre che trentino, grazie a lei e grazie agli insegnamenti che mi ha dato. Questa sera non avevo mai sentito parlare di Calamandrei, di quello che ha espresso a proposito della Costituzione. Mi fa piacere che lei mi abbia dato queste informazioni e la ringrazio. Grazie a lei, grazie. Grazie. Le faccio io una domanda e volevo sapere, visto che si parla di riforma del Senato, di governabilità, di stabilità, volevo sapere se questa riforma volevo sapere se la riforma del Senato risolve un po' il problema dei senatori, che saranno appunto consiglieri e sindaci eletti, che verranno poi eletti in momenti diversi. Cioè se c'è maggiore governabilità. Esatto, perché è un problema poi di, cioè i senatori, i sindaci e i consiglieri verranno eletti in momenti diversi, perché giustamente le elezioni nelle varie regioni d'Italia si terranno in momenti diversi. Quindi come si fa a garantire questa stabilità e governabilità di cui ci vogliono far credere? Sì. Ecco. Allora, innanzitutto molti non sanno che quando ci saranno le elezioni non bisognerà eleggere i senatori che stanno là. E questi senatori, dice qualcuno, verranno scelti dai partiti, no, verranno scelti dai segretari dei partiti e in particolare dal presidente Renzi, che ripeto è anche segretario del partito, il quale può scegliere tutti i senatori. Quindi perché? Perché in questo momento la maggioranza dei consiglieri regionali è del partito di maggioranza relativa, perché siamo ancora fermi alla situazione qual era tanti anni fa, ma ormai questa maggioranza di senatori che appartengono al partito di maggioranza, cioè del PD, non sono più rappresentativi della volontà popolare, perché come ha detto appunto l'onorevole Fraccaro, questa maggioranza che dovesse vincere le elezioni col 25% avrebbe un premio di maggioranza che porta al 55%. Quindi noi dovremmo parlare anche di questa immonda legge Italicum, che loro adesso vogliono cambiare facendo dei trucchi ovviamente per cui non cercano di far credere che la miglioreranno, ma invece la peggioreranno. La peggioreranno perché? Perché loro lasceranno intatta la questione delle pluricandidature contro il principio della personalità di voto, lasceranno intatta la questione del premio di maggioranza che è abnorme e lasceranno intatta la questione delle liste bloccate. Cambierà che cosa? Al primo turno andrà, anziché il singolo partito, andrà una coalizione di partiti, che è quello che vogliono quelli della minoranza del PD. Quindi questa riforma è peggiorativa dell'Italicum, capito? Questo è il punto.
cari amici. Quindi io non vi ho voluto sommergere di articoli, di cose, però questa cosa è studiata molto bene. E pensate che chi comanderà sarà il Presidente del Consiglio, perché questo Presidente del Consiglio, che spera di essere lui, speriamo di no, perché io credo che il popolo italiano debba capire come stanno realmente le cose, anche se noi non abbiamo la possibilità di gestire e di partecipare alle competizioni a livello di televisione pubblica. Però bisogna capire che questo signore abuserà dei suoi poteri e che farà tutte le leggi che vuole, come ha fatto fino a questo momento, perché tutte le leggi peggiori sono state approvate con la fiducia, sia la legge Italicum, sia la Jobs Act, sia la legge Sblocco Italia, sia la legge sulla buona scuola, tutte con la fiducia. Quindi è una palla sta storia della comunità, che non ha né capo né coda. Chi ci crede? Poi devo dire che è propriamente tanto, perché non esiste proprio questa cosa qui. Quindi io sono molto preoccupato. E comunque lui ubbidisce a poteri stranieri, perché lui è collegato con la JP Morgan, è collegato con questo Michael Levin, perché ha partecipato fin dal 2005 a una conferenza nella quale questo Michael Levin ha definito le Nazioni Unite come un'organizzazione criminale. Ha detto è la mano, non credete nelle Nazioni Unite perché significa credere in cosa nostra, ma questo veramente, voglio dire, è grave questa affermazione. Tutte queste cose io le ho scritte nel 2005 in un libro che si chiama La Grande Menzogna, e che ha parlato appunto di questi trucchi e di questi giudizi. Loro hanno detto: voi, governo italiano, non potete decidere il nostro destino, perché noi siamo per le guerre preventive, ha detto in quell'occasione, perché le guerre preventive devono salvare Israele dai possibili attacchi. Ora, questi sono fatti di una gravità inaudita, questi sono i documenti che dicono queste cose. Quindi noi abbiamo un governo che non è espressione del Parlamento e della volontà popolare, è stato imposto dall'ANSA. Questo non aveva nessun requisito per fare il capo del governo. Quindi prima ce ne liberiamo e meglio è. Noi con un bel no mandiamo a casa il nostro Matteo Renzi e anche la signora Boschi, signorina, eccetera, e possiamo finalmente fare un governo che sia espressivo. Ma lasciate stare questa storia, un populismo, non populismo, eccetera, eccetera. Andiamo alle cose concrete. Io non sono iscritto al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha fatto delle cose che vanno in direzione della volontà costituzionale. Perché? Perché la riduzione degli stipendi dei parlamentari, di cui oggi tutti ci dimentichiamo, significa equiparare le retribuzioni alla capacità e alla quantità del lavoro, come vuole l'articolo 36 della Costituzione. Ogni retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e alle qualità del lavoro svolto, e comunque da garantire una vita libera e dignitosa, cosa che invece non è possibile oggi, perché molti lavoratori hanno degli stipendi che sono al di sotto della loro capacità di sopravvivenza. Quindi va bene. Comunque, ci sono altre domande? Ecco. Buonasera, intanto la ringrazio per l'energia che trasmette proprio lei come persona. Le farò bagaglio personale. Io faccio parte di un'associazione appunto che si batte per gli strumenti democratici. Mi sembra che questa riforma ancora fosse di più gli strumenti democratici di partecipazione dei cittadini. Lei ha detto chiaramente, ad esempio, che il popolo non potrà più votare i senatori, ma anche per quanto riguarda le raccolte firme per referendum oppure per iniziative popolari, questi strumenti sono ancora penalizzati. Me lo conferma dalla nuova Costituzione rispetto alla vecchia? E tra l'altro io mi sarei aspettato da una riforma costituzionale che andasse nel senso dei paesi più civilizzati in materia di democrazia diretta, che sono la Svizzera, gli Stati Uniti e quant'altro.
Grazie. Grazie a tutti. Sì, sì. E così è. Lei ha fatto la domanda, ha dato anche la risposta che è giusta, è molto diritto. Basta pensare che è stato elevato il numero di quorum per fare quindi per rendere impossibile l'uso del referendum, che comunque finora non è servito a nulla. L'unica cosa che voglio ricordare è che, come tutti sanno, in questo caso il quorum non esiste, però è bene dirlo perché molti non lo sanno, cioè nelle ultime elezioni, l'ultimo referendum che riguarda i notri, questi signori sono venuti a Roma per aiutare la Boschi che stava lì, questo risulta da un articolo, e dire non andate a votare per evitare che venisse raggiunto il quorum. Oggi invece la Costituzione prevede che vince la maggioranza di quelli che vanno a votare. Quindi anche se vanno a votare 2 milioni di persone, però noi dobbiamo andare quando più è possibile, perché questo è un atto di difesa della democrazia e anche dell'autonomia delle regioni a statuto speciale. Qual è questa? Perché loro, come già hanno fatto capire dal testo della riforma, vogliono incidere anche su questo, perché gli dà fastidio che le regioni si possano opporre, per esempio, alla presenza di basi che sono basi atomiche. Noi abbiamo diversi centri a Ghedi, ancora nel Veneto, in Sicilia, in Puglia abbiamo delle basi atomiche pericolose. Se dovesse scoppiare la guerra, l'Italia è al centro delle rappresaglie da parte di paesi che hanno missili atomici che possono colpirci tranquillamente. Quindi loro hanno detto noi siamo per la guerra preventiva. Però questa volta la guerra preventiva non è come quella all'Iraq, che è pure durata 5 anni. Questa volta verrebbero usati missili atomici e noi praticamente saremmo esposti alle rappresaglie da parte degli altri. Quindi attenzione che la Russia è andata in Iran a mettere delle basi e anche la Cina. L'America si illude se con una guerra preventiva riesce a vincere questa guerra preventiva, perché così non sarà. Ripeto, io non sono filosovietico, io sono un democratico e sono per la indipendenza e per l'autonomia dei parlamenti, però attenzione perché siamo a rischio di una guerra preventiva, quella fatta all'Iraq, che era una guerra ingiusta. Va bene, altre domande? Grazie. Posso aggiungere una cosa sugli istituti di democrazia diretta? Sugli istituti di democrazia diretta vorrei aggiungere una cosa, perché secondo me sull'articolo 71 poi, non l'ho detto nel mio intervento, però io credo che lì ci sia l'esempio di come questa riforma sia una truffa, l'esempio più evidente. Non viene mai discusso questo articolo 71, perché dico questo? Perché sono tre le cose che modificano, introducono per esempio le leggi di iniziativa popolare, che esistono già, con 50.000 firme, ma poi non vengono mai discusse. Allora dicono, noi siamo più bravi e democratici, lo dicono gli anziani, perché abbiamo previsto non più 50.000 firme, 150.000 firme, e diciamo nella riforma che con questa riforma sarà nel regolamento previsto come verranno discusse. Ma chi decide alla Camera e come si vota quel regolamento? Chi decide il contenuto del regolamento? La Camera a maggioranza assoluta, che viene data a un partito, quindi ogni volta il partito che vince decide se leggere, se affrontarle o meno. È una presa in giro. Primo. Secondo, referendum abrogativo. Dicono siamo bravi perché abbassiamo il quorum. Allora, se rimangono 500.000 firme, se raccogliamo 500.000 firme per un referendum abrogativo, il quorum rimane al 50%. E non cambia niente. Se raccogliamo 800.000 si dimezza quasi, nel senso che sarà la metà, il quorum sarà la metà dell'ultima partecipazione alle ultime elezioni. Okay. Quindi sarà più o meno, visto le ultime elezioni, il 30% il quorum. 800.000 firme.
ma non risolve il problema del referendum abrogativo. Che qual era il problema del referendum abrogativo? Che quando anche passa il referendum abrogativo, il giorno dopo il Parlamento può fare di nuovo quello che vuole, ed è quello che è successo. Certamente la questione del referendum è... avete fatto bene a non parlarne proprio, perché è dispersiva, questo sì, hanno fatto una stupidaggine inutile, è una presa in giro totale. E quella truffaldina, e quella che più ancora secondo me dà fastidio, è quella sul referendum propositivo, perché poi l'articolo 71 quarto comma dicono: si introdurranno referendum propositivi e altre forme di partecipazione con legge costituzionale. Cioè tu mi stai dicendo che con legge costituzionale che devo votarti, con legge costituzionale si possono fare queste cose. Ma lo sapevamo anche prima, non c'era bisogno di prenderci in giro in questo modo. Quindi la democrazia diretta, questo articolo 71 è secondo me l'esempio di come la loro intenzione è solo sviare l'attenzione e prenderci in giro, è la realtà totalmente un'altra. Vieni. Chi vuole fare domande si mette qui, mette due o tre, facciamo. Innanzitutto, vista la sua somma esperienza, le chiederei di darci dei consigli su cosa fare in generale, sia su quanto riguarda il referendum, che comunque secondo qual è quella che è la sua visione. E comunque le volevo chiedere se le venisse, diciamo, se fosse uno dei candidati eventuali del futuro Presidente della Repubblica, che sarebbe contento di investire per la carica? Senta, guardi, questa è un grande onore avere il voto di un movimento nel quale io credo, e mi spiace che sia proprio registrata questa morte di questo padre del movimento, cioè di spirituale, cioè di Dario Fo, che era stato un ispiratore anche del movimento e che l'ha sostenuto sempre. Io ringrazio per questa eventualità che io non prendo proprio in considerazione, ma non per altro, sia per l'età e sia per il fatto che ogni volta che si deve eleggere un Presidente della Repubblica e che si deve formare un governo che sia progressista, innovatore rispetto al passato, si verificano delle stragi, come io ho dimostrato. Quindi io per evitare preferisco stare fuori, perché se andassi a fare il Presidente della Repubblica io farei attuare la Costituzione. A questo riguardo la ringrazio, perché il Presidente della Repubblica attuale, che esorta alla pacificazione e all'armonia, però dovrebbe esortare il governo a rispettare la Costituzione, e non lo fa, perché queste leggi sono incostituzionali. Dice Calamandrei, e io l'ho studiato, sono un modesto collaboratore del Ponte di Calamandrei da 10 anni, e ho tutti i libri, che il Presidente della Repubblica non solo ha il potere di intervenire dopo l'approvazione delle leggi, articolo 74 della Costituzione, ma ha il dovere di intervenire anche prima, in base a, e cita proprio l'articolo 87 quarto comma, perché dice il Presidente della Repubblica autorizza il governo a emanare le leggi. Quindi significa che quando una legge non è costituzionale non l'autorizza. E allora voglio dire, cari cittadini, qui c'è la Costituzione, la dobbiamo imparare tutti, perché è un nostro strumento di difesa. Io credo che sia, che Moro voleva che questa Costituzione venisse insegnata nelle scuole, non l'hanno voluta, sono rimasti i fascisti purtroppo nella gerarchia, nella burocrazia. E grazie a voi per l'affetto, per la stima e per la simpatia che dimostrate, però a me basta avere io non aspiro a niente, aspiro semplicemente a un no a questa riforma che l'ultima, chiudiamo? Posso? Questa è la bella chiusa. Vai.
Complimenti. No, pensavo che volesse fare qualcosa. No, volevo salutare perché mi sembrava sgarbato, scusate. No, salutare tutti. Gli organizzatori, ma soprattutto l'interessantissimo intervento del Giorgio. Grazie. Buonasera. Buonasera, volevo chiedere questo. A suo dire, che visione del mondo hanno questi personaggi che partecipano a questi convitati, diciamo, a questi organismi fantomatici che nulla hanno a che vedere con la democrazia? Cioè, qual è la visione di fondo e qual è lo scopo che vogliono raggiungere, dato che a me sembra JP Morgan, Goldman Sachs e questi organismi non hanno problemi finanziari di soldi, perché hanno bilanci che sono molto più capienti di quelli di vari stati, diciamo. Allora, io trovo veramente incredibile come un essere umano possa arrivare ad avere degli obiettivi, delle visioni di così basso, veramente basso profilo e deprecabili. Se mi può rispondere, grazie. Visto che lei ha conosciuto dei personaggi più da vicino di me, sicuramente, grazie. Sì, guardi, le voglio dire solo questo, è un fatto abbastanza significativo. Quando è stato eletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c'è stato un articolo sul Wall Street Journal. Chi l'ha fatto questo articolo? Mike Dadin, il quale si è complimentato con il Presidente della Repubblica per la sua elezione. Io ho qui la copia di questo articolo, che è inquietante, perché il giorno dopo dell'elezione Mike dice: è l'elogio del nuovo Presidente, io sento Mattarella, scritto da Mike Dadin e pubblicato dal prestigioso Wall Street Journal. Non vi risparmio quello che sta scritto, però è certo che l'ambasciatore americano e purtroppo anche Obama si sono schierati a favore della riforma, e anche i tre maggiori giornali americani, New York Times, Washington Post, secondo me questa riforma non sa mai letto, loro non sanno nemmeno di che si tratta. Io questo l'ho detto a New York, ho detto che il Presidente Obama, di cui io ho grande stima, lei non deve interferire nella nostra democrazia. Pensi ai fatti suoi, pensi a contrastare le nostre reazioni, le fascismo che sono là, a rispettare la nostra Costituzione, devo dire, e tu che sia stata una standing ovation, perché questa interferenza è qualcosa di pericoloso. Perché loro vogliono continuare a usare l'Italia come una base militare per poter fare le guerre preventive. Noi dobbiamo dire no, non solo perché dobbiamo difendere la nostra democrazia, ma poi perché dobbiamo evitare la guerra. Come ha detto Riccardo Fracale, beh, loro agevolare questa, con una minoranza del 25%, attenzione, perché questo accadrà, che con l'Italicum noi avremo un governo formato da una minoranza del 25% che si raggiunge facilmente anche grazie alle alleanze a cui invece il Movimento 5 Stelle non fa ricorso. Quindi il pericolo è grave, allora dobbiamo, diciamo, mobilitarci tutti e sapere che queste cose che a lei appaiono incredibili sono vere, perché sto mai che la Latina che viene a scrivere questa cosa dell'elezione di Mattarella sta a significare che lui segue, e poi dice che questa è una cosa importante per lui, importante perché? Perché consente a Renzi di governare senza mai intervenire. Io ho conosciuto un grande presidente, a parte Pertini, che è stato un mio amico, mi onoro di essere stato suo amico perché mi è stato vicino quando è stato assassinato mio fratello, ma ho conosciuto Ciampi, che è intervenuto spesso per chiedere al governo di fare le leggi in attuazione della Costituzione, tra cui, mi ricordo, la legge sul conflitto di interesse. Lui sollecitò questa legge, sollecitò altre leggi, quindi abbiamo avuto dei grandi Presidenti della Repubblica, e mi spiace che questo che c'è lì, che io considero anche lui fratello di un martire, che è stato ucciso da Gladio,
Gersanti Mattarella è una persona inerte di fronte a un Presidente del Consiglio che fa sistematiche violazioni di legge. E io non vorrei passare per le persone, ma io sono semplicemente uno che invoca l'attuazione della Costituzione. Vi ringrazio molto.